Suspense parola. Come abbiamo chiuso, riprendiamo. Caspita, vabbè, ragazzi, comunque invece che migliorare in questo gioco con l'andare avanti del tempo, uno, cioè tipo si... Ma mica migliorare, sono forti tutti qua. Sì, no, migliora il gioco e noi no. Esatto. A cuoricino. Preso. Tanto mi sono parato. Cioè, ma è incredibile come si girano appositamente ogni volta per fregarti, eh. Tanto, ma perché c'è sempre dell'olio in questo joystick qua? Allora, cosa facciamo? Andiamo a destra, a sinistra, non siamo andati qua? Eravamo andati sopra noi, no? Però dico, qua magari c'è qualcosa di strano. Allora, no, ecco, no, ti ripasso. No, vado sopra. Hai ragione. Fidati. Facciamo la strada che poi così almeno arriviamo al mostro. Tanto l'oggetto segreto l'abbiamo già preso. Ce ne sono ancora un po', eh. Ho sentito dire che ci sono... No, qua non c'è bisogno di affrontare nessuno. Vai a sinistra? Se non mi sbaglio. No, era... Sì, era a sinistra, poi vai su. Non mi ricordo più, in realtà sto dicendo a caso. Infatti sto dicendo a caso. Parecchio a caso. No, dovevi andare su e poi a sinistra. Ok. Ho sbagliato io, mi ricordavo male, ragazzi. Questo a dimostrazione del fatto che è solo la nostra memoria che ci sta aiutando. Ah, ma certo, ovvio, ma qui siamo degli onesti nati. Ok, allora, quindi ancora su. Caspita, qua... E quella porticina lì? Ti prego, abbi, fammi passare. Fammi passare, basta. Voglio andarmene. Qui, cosa... A sinistra, a sinistra. Le tue memorie. La mia memoria dice a sinistra, che ti ricordi c'era quella zona buia che dicevi l'occhio del drago, tutte le grandi genialate. Le cospirazioni. No? Cioè, ma se mi fanno il test del... Prendo quello inchiostro, cosa vede lei in questa macchia? Lei vede galera. Allora. Ok, qua a destra. E ora devi affrontare quei fantastici cavalieri che ci hanno fatto. Ah, già, è vero, i cavalieri dello zodiaco. Però le frecce. Ricordati sempre che c'è la zonettina franca, eh. Esatto. Cuore. Rubia. ogni bene è tipo un miracolo in terra. Presa. Rubia, presa. Vai, mettiti lì sotto. Vai, che viene. Ma tranquillo, signor Rick. Signor Rick. Rick, lei Rick non deve temere. Lei è in buone mani. Ah, fuggi. Combo, headshot. Vabbè, bravissimo. Io quando mi arrabbio, cioè, bravissimo. Oggi sono vai. Oggi mi sembri tu carico, quindi io direi. Non c'era niente che... Ma perché siamo... Hai già preso tutto. Sei tu che mi avevi detto di venire qua, porca miseria. Beh, però abbiamo dimostrato. Ci abbiamo perso due puntate. Sì, esatto. Allora, dai. No, allora, tu adesso scendi. Cioè, vado a sinistra e scendo. Esatto. Ti prego, fammi passare, le porte sono strettissime. Scendi ancora. Sono di una precisione. E purtroppo dovrai affrontare chi è in questo dungeon. Ovviamente, se non... Perché? Devi affrontarli perché ti deve aprire quella porta. Proprio così, alla gazzo. Sì, ma proprio... È così, perché tanto, in ogni caso... Fantastico! Caspita, ma... E lì ci saranno le scale che ti permetteranno, secondo me, di avvicinarti al boffe. Ah, sì? Al boffe. E io, da bravo ragazzo... No, non credo che ci sia subito dopo il boffe. L'eroe della leggenda. Allora, vediamo un po' dov'è che ci fa andare queste scale. Se mi ricordo qualcosa, perché sono veramente arrugginito, eh. Lei è sempre arrugginito. Oggi particolarmente con quel collo lì che mi fa una pena. Tra l'altro, ragazzi, sono giustificato per la pessima performance. Performance? Certo, perché noi lo sappiamo l'English. Ma quanti conigli sono qua? Marca miseria, basta. Vai. Ammazzo vai. Tutti io. Ma prendi le rubie. C'è per risparmiare strada. Anche la chiave. Non ci serve niente. Non serve. Allora, cosa che mi serve qua? Bastone, allungati. Allora, aspetta. Quindi noi siamo qui nella stanza spirale. C'è qualcosa da scoppiare? Se tu vai... Allora, tu puoi far scoppiare sopra. Vedi che c'è sempre qualcosa da far scoppiare. E così incontri subito il boss. Oh, la madonna. Sì. Ma tra l'altro qua mi sa che forse da qualche parte troppo... E qua c'è il mostro. Però qua ti conviene usare il... La pozione dopo, non adesso. No, mi ha spaventato, infatti sono tornato subito da vigliacco. No, non le bombe. Abbiamo visto che non faceva niente. Devi andare di spata. Magari non scettro lunare fa qualcosa. Sarebbe troppo easy, ragazzo mio. Anzi, va proprio a sbattere. Ma quante... No, devi andare... No, non sprecare vite, vai di spada. Fai la solita tecnica angolino, vai. Pozione! Oh, mamma mia! Ho rischiato, ma mi è piaciuto.
Grazie. Io la sono fatta sotto. Perché? Non lo so perché sto rischio, abbiamo la pozione, però vedi? Così abbiamo la pozione, abbiamo tutte le vite. Tanta roba, tanta roba. Ragazzi, anche l'ottavo livello è fatto. Abbiamo preso tutto? Secondo me sì, secondo me abbiamo preso tutto, non so che cosa ti ricordavi tu. No, perché ci sono anche le frecce d'oro, le frecce d'argento, io non so. Le frecce d'oro, molto non sono inventato io. Non le frecce d'oro. Ma no, che frecce d'oro, frecce d'argento. Allora, il libro magico l'avevamo preso. Esatto. La chiave magica l'avevamo presa. Ma secondo me abbiamo preso tutto. Basta, allora che indicazioni abbiamo per il dungeon 9? Il dungeon 9 secondo me è un bordello. Così a naso. Che dice, che cosa dicono le mie memorie? Le memorie, allora. Prima di tutto, noi torniamo intanto all'inizio. Perché sì, perché noi, le indicazioni perché noi ce le ricordiamo, solo dall'inizio. Giustamente, esatto. Vediamo se brucia anche quegli alberi, no? Ah no, non brucia gli alberi. Adesso guarda come l'affronto. Chi sei te? T'ammazzo. Vivo. No, guarda, no, hai perso mezzo cuore. Stupida arroganza. In diretta, tra l'altro, nazionale. Ma tra l'altro non c'era mica... Vabbè, non importa. No, dove siamo? Allora, vai giù. Va bene, non ti preoccupare. Perché anche che giro stai facendo? Effettivamente. Oh, il cuore. Beh, però è servito per ridarci... Volevo il cuore, in realtà. Voi morite tutti. Ma tu sono generosissimo questi qua. Sì, ti danno sempre una sbarca di lupetri cuore che abbiamo guadagnato scoperto, così. Esatto, la nostra piccola fortuna. Abbiamo guadagnata grazie a... Abbiamo comprato casa. Sì, esatto. Scudo, vestiti. Tutto. Allora, che dice? Perché qui abbiamo la warp. Allora... Cioè abbiamo l'indicazione dall'inizio? O... Sì, dall'inizio. Allora... Potremmo mettere una mappa, caspita. C'è un punto sulla mappa per dirti ok. Tu ok, allora, tu sei qua, se mi sbaglio, qua sei già a destra di uno schermo. Sì, allora, ritorni indietro. Destra 1. Sì, esatto. Dopodiché devi salire di due schermi. Due fate? È la miseria, ma che volta. Cos'è? Ma comunque uno, lock porta bene, eh? Due, esatto. Poi io andrei a sinistra di uno, non tu, ne sono convinto. Dice, ma però chi non è convinto in realtà è convinto. Poi uno. C'è un passaggio segreto. Davvero? Cosa dice? Sì, queste non sono memorie. Allora... Lei legge ad alta voce, dai, ormai abbiamo fatto già la confessione. Tutta, secondo me devi bruciare qualcosa, perché sennò non è possibile. Dice che c'è un passaggio segreto. Infatti qua ti dice, allora prendi... Abbiamo tipo la Triforce, allora, tutta balla a destra. Ah no, scusa, ho sbagliato io. Siamo saliti di due, giusto? Sì. Ritornando veri prima. ma va. Ma lo sai che ti voglio bene, Loki. Lo vai, so, lo va, so. Vadi. Dove? Ancora su. Più su, tutti più su. Su. Tutti su. Quindi questo è il terzo. Vado ancora su. Non mi fregate stavolta, ma fregate. Pensate, ci stiamo ricaricando. Il Nintendo 164. Ancora su. Qua è il primo dungeon, quanti ricordi. Quanti ricordi, del cavolo, le sofferenze. Ok, adesso... tu uccidi un po'. Come uccidi? Ah, non puoi. Cioè, proprio gli unici mostri non uccidibili. E vai a sinistra di uno. Ah, meno male. Cioè, veramente, il mostro più difficile del gioco. E poi su di uno. Vai. Attraversa il fiume. Attraversiamo il river. E vai su di uno schermo. Ma perché... c'erano delle rocce. No. Lei sta mendendo. Chiedo scusa. Ah, qua c'è il doppio gangsta. Esatto, fallo fuori intanto. Ma se mi passa in parte, che gli faccio un male. Guarda qua. Allora... Ma a destra c'era tipo la cosa a spingere. Ti ricordi che c'era la freccia? Ah, è vero. Ma cosa dice la memoria? Allora, quindi... A sinistra di due. Ah, quindi a destra era proprio un vicolo cieco. Sì, no, Secondo me la freccia però serve semplicemente come indicazione. A dirti, guarda, devi andare di qua, ascolta me. No, Locke! Cosa? Ah! Hai perso... Va bene, non ti preoccupare. Sei andato a sinistra di due, giusto? Sì, credo di sì. Vabbè, non ancora scendere. Di qua, poi dovevo scendere o salire? Allora... Se devo scendere, sarà la prossima. No, tu va... Sei andato... Colpisci la roccia. Colpirla? Fa esplodere... Perché ti dice che c'è un passaggio? Perché qua c'è scritto... Allora... Sì. Ah, vedi?
Aspetta, che monster che siamo! Ah, è qui il dungeon! Livello 9! Mosoccazzi. Allora, direi prendi che... l'anello rosso. Allora, questo non lo ricordo, però questo lo prendiamo alla prossima puntata. Sì, basta. Pausetta. Basta, pausetta.